Stai cercando crediti per FIFA 17 a basso prezzo e in maniera molto veloce? Allora parliamo la stessa lingua. IG Vault è il sito giusto per te. Trovi il link e codice sconto qui sotto in descrizione. Eccoci qui, presto che tardi, un nuovo episodio della Carriera Allenatore. Siamo tornati molto velocemente perché oggi c'è la partita con l'Empoli e perché presto ci sarà il mercato di riparazione e non vedo l'ora davvero di andare ad acquistare tantissimi nuovi calciatori forti per migliorare ancora una volta il nostro amatissimo Sassuolo. Direi di non tergiversare, di andare in campo con la formazione migliore perché ogni punto lasciato per strada in questo momento è perso. Ci siamo già giocati abbastanza bonus e questa volta dobbiamo vincere tutte le partite che andremo a giocare. Incrociamo le dita, mettiamoci comodi e vediamo come va a finire. Sapete benissimo che con la neve non sto benissimo. Comunque siamo pari alla Lazio, a meno 3 dal Toro e a meno 4 dal Napoli. La Juve è a 42. Credo che lo scudetto ormai sia già deciso. Noi però non vogliamo demordere, non vogliamo mollare e almeno il secondo posto per giocare il prossimo anno la Champions lo vogliamo prendere. Comunque iniziate a scrivermi ancora una volta qui sotto nei commenti quali giocatori vorreste prendere nel mercato invernale. Io direi di andare a comprare dei centrocampisti e degli attaccanti. A difensori siamo messi già bene. Niang, attenzione perché entra proprio Marco Piazza. Marco Piazza, il tiro! La palla che ancora lì, Niang in qualche modo. Skorupski. Subito in ottima occasione per noi. Però adesso l'Empoli attacca. Parte in contropiede. La palla che ancora lì. Mettiamola fuori. Magnanelli esce da una rumma. Prendila te, prendila te. Ehi Gigio. Ehi Gigio, che cosa fai? Che cosa fai? No, ragazzi. No, ragazzi. Questa cosa non ci voleva. Berardi si è fatto male. Secondo me si è fatto molto, molto male. Magnanelli, infatti, Berardi infortunato, Pellegrini, dentro, per Mattiello, vai Fede, fai qualcosa, prova a girarti, molto bene, la metti per il capitano Magnanelli, tiro alto. Berardi è ancora fuori, non c'è, è fuori dal campo che si fa medicare, questo potrebbe voler dire qualcosa di veramente grave. Mimmo è tornato in campo, ha detto che ce la fa, non vuole abbandonare il suo Sassuolo perché lui è uno dei più forti di tutti, però non sta bene, claudicante, e questo era fallo. Allora Berardi, anche da infortunato, non vuole far mancare il suo apporto, e poi va proprio dentro, da Magnanelli, ancora il tiro di Magnanelli fuori, bruttissimo. Dai Checco, continua così che viene. Kishna e possiamo ripartire in gran velocità. Servito Niang, attenzione perché Niang adesso crea una prateria proprio per Berardi. Prova a servirlo Berardi, devi rientrare sul suo mancino, il suo piede più pericoloso. E poi vede Kishna che parte, la palla che è ancora qui, Berardi in qualche modo riesce a servire. Dobbiamo gestire il pallone adesso. Kishna, attendi che stanno entrando proprio tutti gli attaccanti. La palla è lunga per Niang che non ci arriva. Saponara dalla bandierina mette sempre dei bellissimi cross ma noi riusciamo a metterla fuori. E allora Piazza può andare, e allora Piazza si può scatenare, e allora Piazza può allungare, può far nascere un contropiede. Ancora Marco Piazza, sempre Marco Piazza, dentro per Kishna, un altro che è tecnico, ha i piedi buoni, se ne intende. Poi Berardi che però non ce la fa. Questa partita Berardi sta stringendo i denti ma si vede che non è al meglio, sta sbagliando anche tutti i passaggi. Niang, Kishna che vuole allargare su De Sciglio. De Sciglio è partito, Magnanelli va da Niang, Niang si appoggia subito a De Sciglio, Berardi si è staccato e allora lo serviamo, Berardi ancora lui, va sul destro Berardi, la mette fuori brutta. Ultima azione prima della fine del primo tempo, possiamo ancora crederci, possiamo sperare, c'è Kishna che vuole andare dentro, Pellegrini, ancora Kishna, va da Berardi, la palla è lentissima, finisce qui 0-0. Purtroppo però io devo cambiare qualcosa, devo assolutamente togliere Berardi, mettiamo dentro Rashford e vediamo cosa succede. Che poi diciamoci la verità, a noi basta vincere con un gol di scarto, quindi l'1-0 sarebbe il risultato più bello del mondo, però dobbiamo farlo arrivare in qualche modo. Piazza salta molto bene e poi possiamo ripartire con Kishna che si vuole appoggiare a Pellegrini. Mattiello, attenzione perché Piazza si stacca dalla marcatura. Piazza può ricevere in buona posizione, questa è la sua posizione, è la posizione di Marco Piazza che li salta tutti e si guadagna il calcio di rigore. Da quando gioca Marco Piazza, ragazzi, l'esterno di sinistra è sempre 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 una zona pericolosissima per i nostri avversari. Vediamo cosa decide, cartellino giallo e calcio di rigore. Peccato solo che sia uscito Berardi. Direi proprio che Niang, essendo il nostro centravanti, ha bisogno di fare gol, quindi Niang lo batti te contro Pelagotti, Niang e lo spiazza, basso a destra, Niang lo sbaglia e ci porta sull'1-0, proprio quello che ci serviva, rigore a singhiozzo, non so cosa voglia dire ma non mi sembra assolutamente un complimento. Guardatelo, vai Niang, una bellissima rincorsa e poi Niang proprio lì di giustezza, un bruttissimo rigore ma l'importante è che vada dentro e che lì in alto ci sia scritto Sassuolo 1 Empoli 0. Però vedete quanto è importante Marco Piazza? Vedete quanto ci ha cambiato la partita, quanto ci ha cambiato sempre il modo di giocare?
piazza va, gliela dai nello spazio, lui ci arriva, dribbla e poi gli altri per fermarlo devono fare un fallo e il fallo ci porta al rigore. Ancora Saponara, sempre dalla bandierina, la mettiamo fuori, la palla che rimane lì, Niang la sposta e poi c'è Rashford, un altro contropiedista, e allora apre tutto su Marco Piazza che questa volta vuole aspettare i compagni per smarcarsi meglio e poi Piazza perde un'altra palla, attenzione perché qua la Sampdoria ci ha fatto gol, però Piazza questa volta va a recuperare e c'è ancora lui e può spingere lui e può appoggiarsi a Magnanelli per poi partire nello spazio, attenzione perché si è staccato anche Kisner. Cucciarelli di prima la mette dentro, riusciamo a allontanare solo per un po', attenzione perché c'è Laurini che serve, José Mauri il tiro, Donnarumma con la mano di richiamo in calcio d'angolo, Saponara la mette dentro, adesso l'Empoli vuole spingere, vuole prendere il pari, però noi possiamo ripartire con Nyuguri che è una bestia e con il fisico riesce ad andare via e forse anche a prendere il fallo, invece no perché Laurini la tiene lì molto bene, ancora Nyuguri non lo vuole mollare, dobbiamo riuscire a pressare, Laurini è uscito veramente benissimo ma mette un bruttissimo cross, sale anche Pelagotti, anche Pelagotti in the box, Manuel Pasquale uno specialista da calcio d'angolo, la mette in mezzo, va a saltare proprio Nyuguri e adesso attenzione perché Piazza può ripartire più veloce di tutti ma la palla esce, forse è finita qui la partita, vediamo cosa deciderà l'arbitro, Saponara riparte da dietro e poi cerca dentro, attenzione Pucciarelli che forse è l'uomo più pericoloso, dentro, ma Donnarumma la fa sua e adesso tieni la palla in mano, fai finire il tempo, 3 minuti sono lunghi, finisce qui, abbiamo vinto 1-0, Godin, Bayern Young. Purtroppo ragazzi nell'ufficio ci sono 2000 e una ho veramente paura che sia, ecco è qua, l'infortunio di Berardi, 3 settimane fuori per l'infortunio alla caviglia, 3 settimane senza Berardi sono veramente veramente tante, soprattutto adesso che stavamo iniziando a cercare un'identità di gioco diversa. Ne approfitto per fare qualche ricerca perché assolutamente voglio prendere Diawara, avete visto nell'ultimo episodio di Cos'è Capace, informazioni su Diawara, so che è appena arrivato ma secondo me dovremmo riuscire a prenderlo lo stesso, poi voglio ricostruire il centrocampo che aveva il Bologna lo scorso anno e quindi chiediamo informazioni anche su Donsa. Poi c'è un ragazzino che gioca nel Borussia Dortmund che è veramente veramente molto molto forte, Ousmane Dembélé. Io so che questo probabilmente sarà un colpo quasi impossibile ma 16 milioni e mezzo io voglio provarlo. Poi c'è un certo ragazzino che una volta era considerato tra i più forti in circolazione, Alexandre Pato, secondo me dovrebbe ancora fare la sua porca figura, quasi quasi un pensiero ce lo faccio. E poi di cosa stiamo parlando? Ci gioca anche Bonera nel Villarreal, io voglio Ciccio Bonera, mi deve portare fortuna, al contratto in scadenza, lo prendo a parametro zero. C'è un'altra partita di Europa League, direi che è l'ultima del girone, quindi facciamo assolutamente turnover come tutte le sante volte. E contro il Granata, ma ormai siamo capolista, 13 punti contro 7, proprio loro, quindi cerchiamo di fargli uno sgambetto e un dispetto e cerchiamo di batterli anche adesso. E alla fine abbiamo vinto, Duncan e Ragusa. Ma intanto siamo già 2 vittorie su 2 in questo episodio, non succedeva tipo mai. Mamma mia, c'è subito una partita difficile contro la Fiorentina, intanto abbiamo tantissime mail perché sono tutte le richieste che abbiamo fatto. I ragazzi comunque stanno bene, sono carichi, sono tutti freschi riposati e quindi non abbiamo scusanti, dobbiamo vincere anche questa. Vabbè, se l'altra volta nevicava, adesso piove, quindi non cambia tantissimo. Noi andiamo a giocare, facciamo il nostro, portiamo a casa la partita. De Sciglio, attenzione perché si è staccato Rashford, allora noi lo serviamo. Lì dietro, Rashford, con il fisico, riesce ad andare via, anche con la tecnica. Rashford, lo salta, Rashford arriva sul fondo, dentro, per Piazza il tiro altissimo, ma che fucilata ha tirato. Bernardeschi, attenzione, dobbiamo marcargli il sinistro, dentro per Sanchez. Che va dentro, la va a baccare il tiro fuori di così. E allora c'è Kishna dentro a cercare Niang che scavalca tutta la difesa. Niang contro Astori. Niang un altro passo. Astori non lo contiene. Astori con il rimpallo. Niang se la va a riprendere però. Non la molla questa palla. Niang la vuole tenere. Poi Kishna gli fai fallo te. Pellegrini dentro da Niang. Niang con il tacco si appoggia a Kishna. Molto bene. Ancora Kishna. Babacar che sembra il più ispirato della Fiorentina gliela scippia pazza. Allora possiamo andare via con Kishna. Kishna si è allargato a Rashford, cerca di servire Niang. Niang fa andare proprio il compagno inglese. Attenzione, c'è Marcus, è in area. Marcus si ferma, la mette per Pellegrini fuori. Mamma mia ragazzi, però queste qua le dobbiamo fare, dobbiamo buttare dentro, arriviamo talmente messi bene per il tiro e poi escono, alte di poco ma escono. Vai Pellegrini, mordigli le caviglie, io lo so che la recuperi te. E infatti è così, ancora Pellegrini, alla fine ce la fa, può ripartire. Attenzione perché Piazza si è aperto e allora lo serve anche, grande Lorenzo. Magnifica giocata, ancora Marco Piazza, sempre Marco Piazza, ancora Marco Piazza, sempre Marco Piazza. Alta, escono tutte. Abbiamo fatto un primo tempo da urlo, incredibile che siamo ancora 0-0. Bernardeschi va ancora da Zarate, l'uomo che ci ha messo più in difficoltà. Allora Kishna può far ripartire Marcus Rashford, che di velocità ne ha da vendere, però non troppo di tecnica. Attenzione perché c'è Kalinic da fuori area. Kalinic va da Bernardeschi, il tiro ancora da Donnarumma. Pellegrini ci fa ripartire, non riusciamo ad uscire dalla nostra area di rigore. Adesso è assedio Viola, adesso ancora con Babacar. Entrato in area il tiro di Babacar, Donnarumma. Ma in quanti stanno attaccando della Fiorentina? Non riusciamo più a tenere il conto.
Adesso c'è Krishna, ci stacchiamo noi, ancora Krishna, l'1-2 che non si concretizza, Krishna deve andare a riprendere, lotta e non molla mai Krishna. Attenzione perché c'è Piazza e sappiamo che quando parte Piazza qualcosa succede sempre, come una palla dentro per Pellegrini, era Magnanelli ma non è riuscito a tirare. Ma sul fondo, ancora Rashford, dribbling di Rashford, accecante Rashford, fuori! E Magnanelli però non ne ha più e quindi dentro Sturaro e poi mi dispiace togliere Rashford, quindi tolgo Niang perché è stato nullo fino adesso, Rashford ha avuto una bella occasione. C'è Krishna? Ancora? Sempre Krishna? Allarga per Politano. E poi c'è Sturaro. Sturaro. Serve proprio Politano. Non proprio benissimo. La palla arriva al nostro Matteo. Politano. Ancora. Sempre lui. Dentro per Sturaro. Sturaro. Va da Rashford. Rashford si vuole girare. Rashford vuole andare da Politano. Ancora una volta. Sempre Rashford. Questa volta ce la fa. Politano. La mette dentro. Non ci arriva nessuno. Mattiello. Salta. E ci arriva Rashford. Rashford. Ancora. Tiene il possesso della palla. Dentro. Per Mattiello. Il palo di Mattiello. Incredibile. Il palo di Mattiello. Non ci credo. Siamo anche sfortunati ragazzi. Stefano Sturaro, che è uno dei più freschi, che è quello che ne ha di più. Rashford allora allarga per Politano. Politano può allungare ancora. Matteo Politano però deve andare sul suo sinistro se vuole mettere un cross interessante. Politano entra in area. Politano prova il tiro a giro. Politano altissimo, deviazione, calcio d'angolo, per niente. Attenzione, è l'ultima possibilità perché siamo al 90esimo. Krishna non deve perderla, deve anziché giocarla per Marco Piazza. Attenzione, Piazza è proprio l'ultimo respiro. Questo è fallo, direttore. Almeno il calcio d'angolo, dacci il calcio d'angolo, così possiamo giocarci la nostra ultima possibilità. Ancora Krishna dalla bandierina, dentro per Politano. Politano vuole andare. Politano la mette per Piazza. Piazza si gira. Piazza in area, non riesce a tirare all'ultimo secondo. È 0-0. Che partita abbiamo pareggiato. Questa partita veramente dell'incredibile, perché l'abbiamo giocata benissimo. Siamo solamente stati non troppo precisi davanti alla porta, non siamo riusciti a buttarla dentro. Però scaliamo posizioni in classifica, siamo quinti, ma l'Inter ha una partita da giocare e anche il Toro. Cannavaro e Magnanelli scadono a breve con il contratto. Io non lo so, Cannavaro purtroppo lo lascerò andare, ma Magnanelli è il mio capitano e lo voglio tenere. Allora, Magnanelli vuole un anno di contratto a 60.000, io direi di poterlo accontentare, vediamo un po', inseriamo la cifra, 60.000. La prossima partita ragazzi sarà contro l'Inter e l'Inter è proprio la nostra inseguitrice, tra l'altro lei ha una partita in meno e anche il Torino ha una partita in meno, quindi fare 3 punti contro l'Inter sarebbe importantissimo. Ma prima di concludere il video, so che in tanti l'avranno notato, non c'è stato il saluto su Instagram all'inizio perché ho deciso di metterlo alla fine. Così tutti quelli che scriveranno un commento subito che ho scritto "ma Foolish non saluti più negli episodi della carriera" si ritroveranno smentiti e potrò scrivere "ah, non l'hai guardato tutto". L'ultimo like su Instagram ragazzi è di XDVIL01 alias Daniele Scirgalea. Mamma mia, è stato difficilissimo, ma ciao Daniele, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto.